nell'imparare la lingua tedesca, non solo bisogna imparare ovviamente le parole tedesche, ma bisogna anche imparare a comporre le frasi in tedesco. Il modo di comporre le frasi in tedesco è diverso dal modo di comporre le frasi in italiano. Vediamo la composizione di alcune frasi. Ad esempio, se io voglio dire «Scusi, è libero questo posto?», in tedesco la frase si compone in modo diverso. «Scusi lei, è questo posto libero?» «Entschuldigen Sie, ist dieser Platz frei?» «Entschuldigen Sie, ist dieser Platz frei?» Passiamo alla seconda frase. Attenzione ora. Due amici escono di sabato sera e uno dice all'altro: «Se ci vogliamo divertire davvero, allora andiamo in discoteca». La frase diventa: «Se noi ci davvero ben divertiamo volere, andiamo noi al meglio in una discoteca». «Wenn wir uns wirklich gut unterhalten wollen, gehen wir am besten in einen Diskothek». «Wenn wir uns wirklich gut unterhalten wollen, gehen wir am besten in einen Diskothek». Passiamo ora alla terza frase, una frase più facile. «Cosa avete fatto ieri pomeriggio?» diventa: «Cosa avete voi ieri pomeriggio fatto?» In tedesco, ieri pomeriggio si traduce con gestern Nachmittag. Nachmittag vuol dire dopo mezzogiorno. Quindi ieri pomeriggio, ieri dopo mezzogiorno. Gestern Nachmittag. Cosa avete voi ieri pomeriggio fatto? Was habt ihr gestern Nachmittag gemacht? Was habt ihr gestern Nachmittag gemacht? Quarta ed ultima frase. Finalmente possiamo andare in vacanza per un paio di giorni. Finalmente possiamo noi un paio giorni in vacanza guidare. Endlich können wir ein paar Tage in Urlaub fahren. Endlich können wir ein paar Tage in Urlaub fahren. Ok, vi ripeto ora queste quattro frasi. Restate concentrati. Scusi, è libero questo posto? In tedesco la frase si compone in modo diverso. Scusi lei, è questo posto libero? Entschuldigen Sie, ist dieser Platz frei? Entschuldigen Sie, ist dieser Platz frei? Se ci vogliamo divertire davvero, allora andiamo in discoteca. La frase diventa: se noi ci davvero ben divertiamo volere, andiamo noi al meglio in una discoteca. Wenn wir uns wirklich gut unterhalten wollen, gehen wir am besten in einen Diskothek. Wenn wir uns wirklich gut unterhalten wollen, gehen wir am besten in einen Diskothek. Cosa avete fatto ieri pomeriggio? Diventa: cosa avete voi ieri pomeriggio fatto? Was habt ihr gestern Nachmittag gemacht? Was habt ihr gestern Nachmittag gemacht? Finalmente possiamo andare in vacanza per un paio di giorni. Finalmente possiamo noi un paio giorni in vacanza guidare. Endlich können wir ein paar Tage in Urlaub fahren. Endlich können wir ein paar Tage in Urlaub fahren. Da come potete vedere, il modo di comporre le frasi in tedesco è simile al modo di comporre le frasi in inglese. Quindi noi italiani e i popoli latini in generale abbiamo una doppia difficoltà. Dobbiamo imparare le singole parole, ma dobbiamo anche imparare a comporre una frase in modo diverso da come la componiamo in italiano. Quindi vi consiglio di pensare delle frasi in italiano, frasi brevi e semplici ovviamente, e di tentare poi a comporle in tedesco. Ad esempio, io sto parlando, come si dice in tedesco? Io ora parlo. Ich jetzt spreche. Io devo cucinare dopo, come si dice in tedesco? Io devo dopo al cucinare. Ich muss nach dem Kochen. Quindi mentre fate qualcosa durante il giorno, pensate a come dirlo in tedesco, scrivetelo su un foglio e poi provate a tradurlo.
E poi chiedetevi anche se avete composto la frase nel modo giusto. Potete verificare la frase usando un traduttore online. Anche questo è un modo per studiare il tedesco. Alla prossima!